Se continuano le aggressioni, si chiude il pronto soccorso e l'ospedale. Questo è quello che è emerso oggi. Guardi, se continuiamo così finiremo per chiudere il pronto soccorso in ospedale perché rimarremo senza medici e operatori sanitari al pronto soccorso. Quindi l'appello mio è quello di rispettare il lavoro dei nostri operatori che sono bravi, perché questo non lo dico io, lo dicono i dati a livello nazionale, il Policlinico di Foggia è posizionato tra i migliori ospedali d'Italia, questo quindi significa che noi facciamo un lavoro importante. Al pronto soccorso si lavora in condizioni estremamente difficili, abbiamo un organico di medici alla metà, non riusciamo a recuperare personale dalle varie procedure concorsuali, però continuiamo a lavorare, a fare turni massacranti. Ovviamente questa cosa deve essere compresa dal cittadino, per cui il cittadino che arriva in condizioni non gravi, perché quello viene trattato e non si lamenta, ma ha una patologia che può essere gestita nell'arco temporale, deve avere pazienza e deve rispettare il lavoro. Queste situazioni invece non fanno che inasprire i rapporti e rendere ovviamente la gestione del paziente ancora più complicata. Per cui, per favore, ai cittadini, io voglio dire, chi arriva al pronto soccorso deve avere rispetto e pazienza, perché noi seguiamo tutti e cerchiamo di curare tutti quanti. In alternativa rischiamo veramente di rimanere senza medici. Su proposta dell'università arriverà al Policlinico il manager della sicurezza. Che piani ci sono? Ma guardi, ora ne abbiamo parlato proprio ieri e oggi con il rettore, la professoressa Curtotti, quindi adesso vediamo di fare in fretta e di quanto prima avere un piano della sicurezza che possa essere, ovviamente con degli investimenti dedicati, possa essere messo, diciamo, in atto. È una misura che dobbiamo fare, ma questo non significa creare un ulteriore distacco, distanza con il cittadino. Però gli eventi e la situazione di criticità che continuiamo ad avere impongono adesso anche queste misure che servono soprattutto non come deterrenti, ma soprattutto per garantire una situazione di serenità al nostro personale che è veramente mortificato.